azione di gioco. Perdono il pallone. Vediamo cosa inventa ora. Posizione ideale. Intervento così così, palla ancora pericolosa. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Pisano. Attenzione perché è pericoloso. Cross controllato, senza problemi. Si ripartirà con un fallo laterale. Chance per il cross. Palla che rimane ancora lì per il portiere, che interviene senza problemi su questo colpo di testa. Più che un tiro sembrava un tentativo di alleggerimento, cosa vuoi che ti dica? Occhio a questo lancio. Ottimo pallone filtrante. E il portiere recupera il pallone. Portiere che non può lasciarsi sorprendere su questo tiro. Palla consegnata agli avversari. Sarà fallo laterale. Forze fresche in campo dunque, da una parte e dall'altra. Sembra quasi che i due tecnici si stessero studiando. Sciaudone. Masciak. Possesso palla per gli avversari. Palla molto interessante. Stoppa il pallone, può dare pericolo. Aveva solo il portiere da battere, ma ha sprecato tutto calciando sul fondo. E qui c'è un grave errore dell'attaccante. È difficile sapere cosa gli sia passato per la testa in quel momento. Questo non lo so. Gli è mancata comunque la lucidità necessaria per metterla dentro. Masciak. Sciaudone. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. Pallone perso. Perdono palla banalmente. E sono gli ultimi minuti che potrebbero rivelarsi decisivi. Il pubblico spinge per trovare la vittoria. Palla interessante dello spazio. Spazzano via il pallone. Può crossare da lì. Può colpire da lì. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Hanno parcheggiato l'autobus di fronte alla propria porta, come direbbero gli inglesi, per difendere il risultato. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E non ha sbagliato, passano a condurre e i tifosi ovviamente sono in estasi. Questo gol cambia sicuramente la partita. Gli avversari ora saranno costretti a scoprirsi per cercare il pari. E qui possiamo ammirare tutta la sua abilità per questa prodezza personale. Ha trovato campo davanti a sé e ne ha approfittato, si è involato. Vola come il vento, vai fino in fondo e ci è andato. Delusione qui sul volto del tecnico dopo il gol subito. Prova a incitare comunque i propri giocatori. Non è ancora finita.
Il punteggio adesso è di 2-1. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Guadagna metri, premia la corsa sulla fascia. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Vido. Prova a piazzare. Murato dall'intervento del difensore. Attenzione perché è pericoloso. Occhio perché questo può essere il pallone giusto. Decisivo quell'intervento. L'allenatore decide di richiamarlo in panchina. C'è la standing ovation meritata. Ha giocato davvero bene oggi. Per me è uno dei possibili uomini partita. Passa in mezzo a cercare la testa di un compagno. Deve liberarsi dall'uomo qui. Conclusione potente ma imprecisa. Poteva fare meglio da lì, Stefano? Ha optato per la soluzione di forza, quando forse poteva piazzarla. Chiamo in causa Matteo Barzaghi per sapere quanto manca ancora al termine del match. Ne mancano 5 al 90esimo, sono avanti di un gol, vantaggio importante ma non tale da staccare già la spina. Ottimo lavoro Matteo, come sempre, grazie. Vediamo cosa fa ora. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Interviene e recupera qui nel settore centrale. A metri per crossare. Bravo qui il difensore che spazza via. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Ce la stanno mettendo tutte i tifosi per trascinare la squadra al pareggio. Ci saranno 3 minuti di recupero. E c'è un altro pallone. Provano a giocare. È in buona posizione. Grande recupero. Calcio d'angolo importante a caccia del pareggio. In mezzo lo vede, può ricevere una posizione interessante. Riescono a recuperare il possesso. L'arbitro dice che può bastare. Le due squadre ci hanno fatto divertire oggi, ci hanno tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo. Il risultato che è rimasto a lungo in bilico. Alla fine a spuntarla è stata la squadra avversaria, ma loro non hanno affatto demeritato. Thank you.